Una delle serie più chiacchierate del momento è di sicuro WandaVision. Sono stati usati alcuni fenomeni fisici, abbastanza noti, per spiegare alcuni pezzi di trama. In realtà per spiegare la trama principale, ma non voglio spoilerare, quindi ci vediamo dopo la sigla per parlarne insieme. Benvenuti in questo nuovo video di Fisica in Pillole. Da adesso in poi parlerò senza freni. Quindi, se non avete visto ancora le prime puntate, vi consiglio di mettere in pausa, recuperarvi quelle puntate e poi ritornare qui. Wanda, con i suoi poteri, riesce a intrappolare un'intera cittadina in una realtà parallela. Inizialmente nessuno si accorge di nulla, semplicemente la cittadina è sparita e non si sa che fine abbiano fatto i cittadini. Inizialmente si pensa ad un campo magnetico che permea la città, ma questa ipotesi viene ben presto abbandonata. Quindi viene chiamato un team di esperti per cercare di capire che cosa sta succedendo in quella cittadina. Ancora non si sa nulla di chi sia stato e del come faccia. Quindi si iniziano a mettere delle sonde e della strumentazione per cercare di capire se ci sono anomalie in quella città. Nel team di esperti c'è la dottoressa Lewis, che è un'astrofisica. L'anomalia che trova la dottoressa Lewis è una quantità colossale di radiazione cosmica di fondo. È possibile una cosa del genere? È possibile trovare in un qualsiasi punto dell'universo un eccesso di radiazione cosmica? Per rispondere a questa domanda dobbiamo tornare a qualche anno fa, 13,4 miliardi di anni fa, quando l'universo è nato. L'universo come lo conosciamo oggi era tutto concentrato in un singolo punto. Le condizioni erano così estreme che nessun modello attuale riesce a comprendere che cosa succede in quegli istanti. Quello che però sappiamo è che la densità e la temperatura erano estreme. All'interno di esso le particelle e le antiparticelle annichilivano, producendo dei fotoni con una energia altissima. Quindi avevamo una radiazione. Negli istanti successivi incominciò a raffreddarsi. Questi fotoni, questa luce, rimaneva intrappolata all'interno dell'universo stesso perché veniva assorbita da elettroni e protoni. Questo assorbimento di energia da parte di elettroni e protoni impediva anche la formazione degli atomi. Infatti si dice che nei primi momenti dell'universo energia e massa fossero accoppiati, cioè nessuno dei due era libero di esistere senza l'altro. Pian piano l'universo ha continuato ad espandersi. Questa espansione ha comportato un raffreddamento. Quindi un raffreddamento significa anche che la velocità a cui si muovono le particelle all'interno dell'universo stesso è minore. Questa diminuzione di energia da parte delle particelle ha permesso la prima formazione di atomi, che quindi non assorbivano più i fotoni. Con la formazione dei primi atomi, i fotoni non venivano più assorbiti dalle particelle. E quindi si dice che l'universo è passato da un momento opaco a un momento trasparente, perché non assorbiva più la radiazione che c'era al suo interno. La radiazione quindi che si è prodotta nei primi momenti grazie all'annichilimento di particelle è rimasta nell'universo perché non l'ha più assorbita nessuno. Quindi la radiazione nata dall'annichilimento di materia e antimateria è rimasta fino ai giorni nostri, perché poi a un certo punto non è stata più assorbita da nessuno e adesso è conosciuta come radiazione cosmica di fondo. Questa radiazione è in tutte le lunghezze d'onda, ma ha un picco nelle microonde. Questa radiazione cosmica di fondo è una delle prove a favore del Big Bang. Adesso torniamo al nostro telefilm, torniamo a Wanda. Avrebbe potuto creare un eccesso di radiazione cosmica di fondo? Per modificare la presenza di radiazione cosmica attuale avrebbe dovuto cambiare la radiazione cosmica di fondo nel momento del Big Bang, quindi in modo tale che ai suoi tempi ci fosse un eccesso in quel punto. Credo sia eccessivo anche per Wanda. Non finisce qui la fisica che c'è all'interno della serie TV. La dottoressa Lewis, per visualizzare questo eccesso di radiazione cosmica, chiede un televisore vintage. Questo, per quanto possa essere assurdo, in realtà ha un fondo di verità. E adesso ci arriviamo. Le vecchie TV a raggi catodici, quelle che si usavano un po' di tempo fa, avevano una certa sensibilità alla radiazione cosmica di fondo. Mi spiego meglio. Avete presente quando cercate un canale e trovate un'interferenza? Ecco, quelle interferenze lì non sono dovute solo a oggetti che si trovano sul nostro pianeta.
Una parte deriva anche dalla radiazione cosmica e una parte della radiazione cosmica è la radiazione cosmica di fondo. Quanto incide la radiazione cosmica di fondo su quelle interferenze? L'1%. La stessa cosa succede con le radio. Quando cercate da una stazione a un'altra e sentite tutto quel rumore bianco, una parte è sicuramente dovuta a oggetti che si trovano sulla nostra Terra e che fanno interferenza, ma una parte proviene dall'esterno del nostro pianeta. E una parte di quelle, ancora una volta, dalla radiazione cosmica di fondo. In realtà la radiazione cosmica di fondo è stata scoperta proprio così, con un'antenna radio che sembrava avesse un'interferenza dovuta a qualche oggetto che si trovasse nei dintorni della antenna stessa, e invece no. Quindi è vero che possiamo visualizzare con le vecchie TV la radiazione cosmica di fondo, ma non riusciremmo a distinguerla dalle altre interferenze. Quindi credo che nel telefilm sia stato inserito semplicemente come easter egg. Questo era tutto per oggi. Noi ci vediamo al prossimo video.